questa è l'ottava vendemmia d'artista, si è cominciato con il 2006. È diversa per un fattore, che tutto parte dal vino e la prima cosa che facciamo, diamo il nome e il carattere a quella particolare vendemmia. Per cui questa vendemmia qui è l'eleganza. In base a quello poi chiediamo al nostro curatore di cercare un artista che rappresenti l'eleganza, che faccia un'opera che resterà in ornellaia, site specific, è un numero molto limitato di bottiglie di grandi formati che saranno vendute all'asta e i proventi dati normalmente a dei musei di arte contemporanea. This wine is very not like delection or not like I cannot say delection or feeling. More I can say like very good wine. Noi cerchiamo sempre di partire proprio dalle caratteristiche stesse del vino per trovare il nome, quindi effettivamente proprio i vini da un punto di vista organolettico esprimono questa, noi pensiamo, grande eleganza, questo carattere molto verticale, molto complesso, allo stesso tempo molto bilanciato, legato a una stagione e soprattutto a una vendemmia che è stata un po' più fresca del solito. La favorita è sempre quella prossima che dobbiamo fare, poi ci sono evidentemente alcune annate che segnano un po' di punti particolari, potrei pensare all'annata 2011 che ho sempre trovato di grande fascino, il 2006 che è stata un'annata sicuramente oggi è entrata nella leggenda. L'asta bisogna pensare che è un pochino il punto di arrivo dal punto di vista commerciale. Alle spalle e prima di essere presentati alla vendita pubblica, quale l'asta è, dovrebbe essere una comunque già solidità, per non dire potenza consolidata del marchio e ancora di più questo sentimento di assenza di un sistema Italia per quanto riguarda il vino di alta qualità, che per esempio con il paragone classico che si fa con la produzione francese, in Francia è un sistema che è in pista da qualche secolo e quindi ormai consolidato e che è uno, non l'unico, ma uno degli elementi che fa sì che ancora oggi, a parità di qualità di prodotto, che francamente senza essere nazionalista, però il vino italiano non ha di altissima qualità, non ha nulla da invidiare ai grandi Borgogna e ai grandi Bordeaux, però in termini di valore medio per bottiglia ancora la differenza è molto, importante. La grossa sfida da parte di tutti è proprio quella di riuscire a portare anche in questo senso il vino italiano al livello dei cugini francesi. With the wine auctions in London generally, they tend to sort of focus much more on French wines. I think it's probably a historical thing. In 1970, Le aste di vino a for example, Londra I would in be genere si selling focalizzano sui vini francesi wines per un for the motivo first time. storico, perché le vendite hanno It was really avuto the French inizio negli anni wines which were 70, proprio probably con i sort of vini dominant francesi, then. e quindi è And it's been difficile per i vini italiani difficult in a way inserirsi in questo for the Italian mercato. wines to sort of break into London market, if you like. I think when I say historical, the whole classification system that was set up in the 19th century in Bordeaux Inoltre, il had sistema such di a structure. classificazione di Bordeaux, risalente al XIX secolo, ha una struttura comprensibile, mentre quello italiano, delle denominazioni di origine, è di difficile comprensione. Gli inglesi non capiscono così tante tenute, invece conoscono gli chateau più famosi come Margaux. It's a similar story. We all know about the Super Tuscans, we know about Sassicaia, we know about
In Italia qualcosa di simile capita con i super Tuscan, come Sassicaia, Ornellaia, Masseto, che spuntano prezzi alti e diventano beni in cui investire. Molto ancora fanno le guide, come il successo generato dai voti di Robert Parker. Le aste americane, d'altronde, sono state le prime a rendere commerciabili questi vini. It is still sort of a mystery why there are so few. Rimane un po' un mistero del perché ci siano così pochi vini italiani nelle aste. Forse è anche un motivo geografico. Il costo del viaggio dalla Francia è minore verso l'Inghilterra. Importare vini francesi così costa meno. Sembra un ragionamento folle ai tempi d'oggi, ma in parte è ancora così.